Ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale di Telenuova. Arriveranno domani mattina 1.400 migranti al porto di Salerno. Per la prima volta giungeranno a bordo di un'imbarcazione non governativa. Si tratta della nave francese Aquarius, che fa parte di un'organizzazione umanitaria italo-franco-tedesca. Nessuna notizia rispetto al numero di bambini presenti o di persone malate. Si tratta del 18° sbarco al Molo Manfredi e intanto cresce la preoccupazione per il possibile arrivo tra i migranti anche di soggetti legati al terrorismo e alla criminalità organizzata. I dettagli nel nostro primo servizio. È sempre più alto il rischio che insieme ai migranti che scappano dalle guerre possano intrufolarsi sui barconi della speranza soggetti collegati al terrorismo, in particolare all'ISIS o comunque alle criminalità organizzate. Lo ha rimarcato nella relazione della Direzione Nazionale Antimafia anche il procuratore generale del distretto della Corte d'Appello di Salerno, Leonida Primicerio. Del resto è già successo e potrebbe succedere ancora. Alla vigilia del 18° sbarco di migranti a Salerno, anche nel nostro territorio aumenta il livello di attenzione rispetto a un fenomeno che sta preoccupando non poco le locali forze di polizia. A Salerno, durante le operazioni di controllo degli ultimi mesi rispetto agli sbarchi di migranti, sono stati fermati vari scafisti, soggetti in qualche modo legati alla criminalità. Non va dimenticato poi l'episodio emblematico dell'arresto a Bellizzi dell'algerino che falsificava documenti per i terroristi di stanza a Bruxelles. Insomma, il rischio criminalità è alto. Del resto non è da scartare l'ipotesi che si siano creati intrecci tra la camorra e i trafficanti di droga e armi del Nord Africa, in particolare libici. Domani mattina sbarcheranno al porto di Salerno ben 1.400 persone e ad accompagnarli questa volta, per la prima volta, sarà un'imbarcazione di un'organizzazione non governativa, cioè le ONG. Con la chiusura dei porti siciliani per alcuni giorni, per via del G7 di Taormina poi, gli sbarchi dei migranti sono stati dirottati e saranno ancora dirottati a Reggio Calabria, Salerno e Cagliari in particolare. Il lavoro di riconoscimento dei migranti a Salerno avverrà in una piattaforma diversa da quella portuale, dove saranno molto più veloci del solito quindi le operazioni di smistamento. Non sono state fornite notizie sul numero di bambini non accompagnati che sbarcheranno, tantomeno delle condizioni di salute in cui versano questi soggetti recuperati nelle acque internazionali nelle ultime ore, in concomitanza tra l'altro con la nuova tragedia in mare che ha portato al decesso di numerosi bambini. E sullo sbarco di domani, dura presa di posizione del gruppo politico salernitano Noi con Salvini, preoccupato soprattutto per l'arrivo nel Cilento dei migranti, un territorio, scrivono, afflitto dallo spopolamento dei giovani che non trovano lavoro, dicono i rappresentanti di Noi con Salvini, e dal rischio che il turismo possa subire un calo. Un'estate che economicamente potrebbe infatti subire contraccolpi negativi, vista l'invasione di migranti. Intanto, nel documento di economia e finanza 2017 del governo è stato previsto uno stanziamento di quasi 5 miliardi di euro per affrontare il fenomeno migratorio. Carte d'identità, codici fiscali, visure camerali, certificati di proprietà e altri documenti tutti falsi per riuscire ad ottenere da agenzie di assicurazioni del centro e nord Italia polizze RCA su auto immatricolate nella provincia di Napoli, risparmiando così migliaia di euro. È la truffa scoperta dalla polizia stradale di Amaro che ha portato la Procura della Repubblica di Napoli a chiedere il rinvio a giudizio di 36 persone per l'ipotesi di reato di truffa ed uso di falsa documentazione. E cresce la preoccupazione tra i cittadini di Castel San Giorgio e Rocca Piemonte per una serie di furti in abitazioni dei quali sarebbero protagonisti alcuni delinquenti non del posto, una banda criminale che agisce in pochissimi minuti. Sono armati e pericolosi i carabinieri di Castel San Giorgio sulle loro tracce, anche grazie alle immagini raccolte dalle telecamere private. Vediamo. C'è una banda criminale composta da 5-6 soggetti che sta seminando il panico tra i cittadini di Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno numerosi furti e si sono verificati fatti delinquenziali che stanno minando la vivibilità degli abitanti di queste due cittadine.
Il livello di preoccupazione è dunque altissimo. A Castel San Giorgio, in pieno giorno, ora di pranzo, i ladri si sono intrufolati in un'abitazione, scardinando la porta di ingresso in appena 6 secondi. Tanto è bastato ai manigoldi per entrare, fare razzia di denaro e alcuni beni. In alcuni minuti è stato portato via di tutto. I delinquenti però non hanno fatto i conti con alcune telecamere presenti in zona, private, che hanno ripreso la loro irruzione. Con le immagini registrate, i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, agli ordini del maresciallo Michele Di Mauro, stanno cercando di stringere il cerchio attorno ai protagonisti del furto e forse responsabili anche di altri fatti analoghi. Questo episodio, infatti, non è l'unico capitato nelle ultime settimane a Castel San Giorgio. Al di là degli avvenimenti di cronaca legati agli incendi di autovetture di alcuni esponenti politici e poi della casetta di legno della piazzetta di Santa Croce, sede dell'Associazione Maria Santissima Addolorata, ci sarebbero stati altri furti in abitazioni e sempre con lo stesso modus operandi. I malviventi controllano il territorio per alcuni giorni e poi agiscono indisturbati quando sanno che le case sono vuote. Nella vicina Rocca Piemonte almeno 4 episodi accertati nell'ultimo periodo. Un furto in una pizzeria in pieno centro 2 settimane fa, 2 colpi in diversi appartamenti e inoltre sono stati rubati pneumatici ad alcune autovetture di lusso che erano parcheggiate nelle aree di sosta sotterranee nella zona centrale di Rocca Piemonte. L'allarme criminalità e furti in particolare sta dunque creando una sorta di psicosi tra i cittadini, tenendo presente che fatti analoghi sono stati denunciati da cittadini anche nella vicina Mercato San Severino. I carabinieri nel nucleo operativo ecologico di Salerno, agli ordini del maggiore Giuseppe Ambrosone, nel centro cittadino del capoluogo di provincia, hanno effettuato un controllo ad una nota attività commerciale del posto circa il rispetto della normativa ambientale della commercializzazione dei sacchi per asporto merci. Sono stati sequestrati quintali di buste in plastica non conformi alla legge. Una persona segnalata alla Camera di Commercio ha comminato una sanzione amministrativa di 25.000 euro. E parliamo ora dell'agro che si mobilita per Antonio Attianese, il militare ammalatosi di tumore a seguito dell'uranio impoverito. Oggi la visita del consigliere regionale Alberico Gambino e del sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri. Antonio continua la sua battaglia per vedersi riconosciuti i suoi diritti da uno Stato che lo ha abbandonato. Per domenica è atteso l'arrivo della staffetta di Assoranger davanti alla sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino. Arriverà la staffetta partita ai piedi della Valle d'Aosta e che ha attraversato tutta l'Italia per sensibilizzare i cittadini alla causa di Antonio e di altri 7.000 pazienti che si trovano nelle sue condizioni, vittime come lui dell'uranio impoverito e vittime di un sistema più attento alle ragioni di Stato che agli uomini che della difesa dello Stato hanno fatto una ragione di vita. La burocrazia spietata e l'assenza totale di solidarietà umana dei vertici delle forze armate non fanno trovare pace ad Antonio neanche quando il suo male lo ha ormai da qualche giorno costretto alla paralisi. Ricorda sempre a se stesso che lui è un soldato, un guerriero, un ranger e che per guadagnarsi tale titolo ha dovuto sopportare pene e fatiche ben più pesanti. Apparteneva al 4 reggimento alpini paracadutisti dei ranger Fiore all'occhiello delle forze armate. Le prime avvisaglie della malattia arrivarono nel 2004 dopo 2 missioni all'estero. Dopo decine di controlli i medici individuarono la causa della persistente ricomparsa di metastasi nell'altissima concentrazione di tungsteno presente nel sangue dovuta all'utilizzo prolungato di munizionamento. Durante le visite mediche che dovevo supportare... Anzi, si sente come finito, se per un giorno solo non mi vede o non mi sente. Ho conosciuto il dolore e mi è sembrato ridicolo quando gli do di conto, quando gli dico in faccia. Ma chi vuoi far paura? Gli americani prima di noi cosa hanno usato? E poi noi italiani eravamo lì a fare i poligoni, addestramenti e cose varie.
Ho conosciuto il dolore. Degli accertamenti, ho preso il primo carcinoma, il primo carcinoma della tumorale della vescica, e l'ho fatto analizzare dalla dottoressa Gatti, ricercatrice in nanoparticelle di Modena, e mi ha ritrovato questo metallo pesante. Asse giurava di esserci e non c'era. Tutto è iniziato quando sono tornato dalle due missioni, una nel 2002, l'altra in Nurin Freedom, ISAF, poi in quell'anno nel 2003 fui selezionato per fare ICASTA, campionato sciistico truppe alpine, sono dei campionati... Uno stralcio del Focus andato in onda ieri sulle nostre reti, una storia che ha davvero commosso tutti con tanti attestati di stima giunti questa mattina alla nostra redazione. Per chi volesse, è possibile riguardare questo Focus attraverso la nostra pagina di YouTube Telenuova Plus. Noi continuiamo con il nostro telegiornale. Dopo i nostri servizi sul degrado della Guardia Medica di Pagani, questa mattina il direttore del distretto Antonio Russo ha incontrato il direttore del generale dell'ASL Salerno Antonio Giordano. Vediamo. Sbarca a Salerno la questione Guardia Medica Pagani. Le immagini delle condizioni a tratti disumane in cui versa la struttura al piano interrato di Via Olivella hanno lasciato senza parole i commentatori e i cittadini meno attenti, ma soprattutto quanti sono deputati alla gestione della sanità locale. La stanza dove operano le guardie mediche mostra un quadro sconsolante, specchio inequivocabile di una situazione incresciosa che si trascina da tempo. Nell'ambulatorio distrettuale ci sono servizi igienici sporchi, intonaco cadente, mura sporche, evidenti perdite d'acqua. A cedere non è solo la struttura ma anche gli arredi. Il lettino per le visite risulta pietoso, rischia di rompersi ogni volta che viene fatto accomodare un paziente. Un degrado evidente già anche dall'esterno, con il cancello sempre aperto, trasformando così lo spazio esterno in un luogo dove appartarsi per consumare sesso a pagamento nelle ore notturne. Condizioni che mettono a rischio la continuità assistenziale. I medici della Guardia Medica hanno per questo più volte segnalato ai vertici aziendali tali condizioni. Dopo le segnalazioni arrivate attraverso l'ufficio reclami di Telenuova, il direttore del distretto Antonio Russo si è fatto carico del problema, annunciando che presto saranno avviati i lavori per rimettere tutto a posto. Per questo motivo questa mattina è stato ricevuto dal direttore generale dell'ASL Salerno Antonio Giordano, un faccia a faccia che consentirà di mettere a punto gli interventi necessari per riqualificare il distretto. Novità potrebbero essere già pronte e disponibili a inizio settimana prossima. Dal 26 al 28 maggio in tutta Italia e nel Mediterraneo, spiagge e fondali puliti di Legambiente. Decine di eventi in Campania per liberare arenili e fondali dai rifiuti e sensibilizzare i cittadini ad una corretta gestione dei rifiuti. Su 25 spiagge campane monitorate, trovati una media di 686 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia. Il 78% degli oggetti è di plastica. Su una situazione critica sulle spiagge oasi di Varicone e di Castel Volturno, sulla spiaggia libera Foce Tusciano di Battipaglia e sulla spiaggia lungomare Colombo di Salerno. Questo weekend migliaia di volontari saranno in azione per ripulire le spiagge e i litorali con decine di iniziative. Il problema dei rifiuti in mare e sulle coste ormai è un fenomeno grave dal punto di vista ambientale, economico e turistico e necessita l'urgenza di mettere in atto programmi concreti per la loro progressiva riduzione. È assurdo, commenta Maria Teresa Imparato della segreteria di Legambiente Campania, che ancora oggi la stragrande maggioranza dei rifiuti deriva da un abbandono consapevole in loco, testimoniando la totale indifferenza. Uno degli obiettivi dell'amministrazione Canfora all'inizio del mandato era quello di raggiungere in breve tempo una stabilità economica tale da permettere di rilanciare la macchina degli interventi sul territorio. Con l'approvazione del rendiconto di gestione 2016, Canfora e la sua squadra hanno fatto un grande passo in avanti in questa direzione. Nominati ieri sera anche i tre componenti della cabina di regia per il PIP, il consigliere di minoranza Montoro invece è tornato sul problema ambientale. Sentiamo.
Dopo il bilancio di previsione è approvato anche il rendiconto di gestione 2016 che mette il Comune di Sarno nelle condizioni di operare economicamente in piena stabilità, riducendo problematiche sorte negli anni scorsi, per esempio. L'approvazione del punto più atteso del Consiglio Comunale è giunta con i soli voti della maggioranza. Sono stati anche nominati i 3 consiglieri che faranno parte della cabina di regia per l'attuazione del PIP, Maria Rosaria Liberti, Ivana Duca e Francesco Squillante. È uno strumento propedeutico, insomma, a tutto il bilancio. Il rendiconto è fondamentale proprio per andare avanti, per poter lavorare sui PEC, poter avere una spesa corrente, sapere a quanto ammonta la tua spesa, a quanto ammonta la spesa corrente. Insomma, è un ottimo lavoro. Io voglio ricordare che probabilmente siamo i primi nella storia di questo Paese ad usare gli strumenti contabili a norma di legge, cioè nel senso che abbiamo fatto il bilancio entro i termini precisi di legge, il rendiconto così, insomma, è un'amministrazione che attraverso soprattutto il bilancio credo stia mettendo a posto non soltanto la sostanza ma anche la forma. Ci sono dei parametri che misurano, per così dire, la salute dell'ente pubblico, e quando ci siamo insediati nel 2014 7 parametri su 10 non erano favorevoli, oggi 1 su 10 non è favorevole, e questo fa sì e dà modo di poter intraprendere diverse tipologie di attività, ad esempio mutui e altre cose, perché risultiamo essere un comune abbastanza stabile. Notizie sempre sul rendiconto, ad esempio nel 2009 le spese di rappresentanza pesavano per 116.000 euro sul bilancio dell'ente, oggi pesano per appena 11.800 euro. Siamo riusciti a recuperare moltissimo sulle tasse, passando dal 35 al 46-50%, e avendo una previsione molto superiore soprattutto sulla COSAP e sulla pubblicità. Un altro dato che forse può essere un poco freddo riguarda la forza dell'ente di poter pagare i professionisti e ditte che lavorano per essi, mentre nel 2014 avevamo agenzie e dipendenti e ditte che aspettavano soldi da 4 anni, oggi siamo arrivati a un limite di 35 giorni. Ci sono dei parametri che inducono all'ottimismo, è diminuita la pressione tributaria, è diminuita la pressione finanziaria, sono i grossi indicatori appunto finanziari, abbiamo 12 milioni, oltre 12 milioni di avanzo di amministrazione, insomma ci siamo avviati sulla via della solidità economica ed è un dato molto importante per un comune come Sarno, nonostante tutti i problemi, i gravi problemi soprattutto legati al contenzioso della frana, stiamo riuscendo ad invertire la rotta. I primi segnali ovviamente si cominciano a percepire, è diminuito l'indebitamento e credo che sia una fase importante nel risanamento economico della nostra città. Approvati nel Consiglio di ieri sera anche vari regolamenti, tra cui quelli della Consulta Comunale delle Politiche Sociali e di Volontariato e quello di Polizia Mortuaria, che era atteso da oltre 100 anni. Lamento che mancava da tantissimi anni, fondamentale per l'ampliamento del cimitero. Voglio ricordare che siamo prossimi all'appalto dell'ampliamento del cimitero, ma senza il regolamento mortuario non era pensabile poter lavorare a un piano urbanistico cimiteriale. Durante i lavori della riunione del Parlamentino cittadino, il consigliere comunale Giovanni Montoro si è soffermato ancora una volta sulle problematiche ambientali del rio Santa Marina e degli affluenti del fiume Sarno. Una situazione incresciosa, ha dichiarato ai nostri microfoni Montoro. La situazione di abbandono del rio Santa Marina e degli affluenti del Sarno ormai è sotto gli occhi di tutti. I contadini rischiano di perdere il raccolto, ci sono erbacce lungo le rive del fiume, ormai l'acqua non si vede più. Il consorzio di bonifica, l'amministrazione comunale, il sindaco, la regione Campania è assente. Ho chiesto un intervento immediato per salvaguardare le colture ai contadini, ma soprattutto fare un po' di pulizia a livello sanitario, perché quelle zone stanno diventando molto pericolose, non solo dal punto di vista idrogeologico, ma anche dal punto di vista di salubrità di quei posti e di quei luoghi.
Effettuati i lavori per l'impianto fognario dell'area PIP di Via Ingegno, con i quali si collega l'impianto al collettore subcomprensoriale 2. La strada provinciale via Sarno-Striano è rimasta chiusa per alcune ore a causa di questo intervento, in particolare nel tratto compreso tra il sottopasso dell'autostrada e il ponte sul fiume Sarno. Modifica al regolamento di accesso agli impieghi presso il comune di Pagani. Il gruppo Fratelli d'Italia contesta le scelte, definendole interessate. In una nota il capogruppo Stoia denuncia due nuove possibilità, ovvero contratto di collaborazione per un anno a personale in quiescenza e il concorso riservato per coloro che hanno svolto alla data del 31 agosto 2013 tre anni di servizio nel periodo 2008-2013 con contratto di lavoro a tempo determinato presso la stessa amministrazione che emana il bando. Ora si può procedere tra qualche settimana a contestualizzare il nuovo comandante della polizia locale, magari con trascorsi nelle forze dell'ordine, a bandire il concorso riservato per assumere a tempo indeterminato qualche figura in attesa, magari impegnata oggi in vertenze legali contro il comune, denuncia Stoia. Anche stavolta, come per l'incarico di direttore di Agro Solidale, inseriremo in una busta chiusa i nominativi dei due personaggi interessati da queste modifiche, non perché siamo veggenti, ma perché basta leggere gli atti che il sindaco produce per capire dove vuole arrivare. Oggi in Commissione Bilancio, nel corso dell'esame del decreto legge in materia di disposizioni urgenti in materia finanziaria, ho denunciato il grave stato di abbandono nel quale versano le strade provinciali e le scuole pubbliche, con pesanti rischi per i cittadini e i nostri figli. È quanto dichiara Edmondo Cidielli, deputato di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. La legge del Rio non ha abrogato le province, ma la democrazia delle province, eliminando il voto dei cittadini nelle elezione degli organi politici oggi scelti da altri politici, ma soprattutto ha soppresso i finanziamenti agli enti senza togliere loro le funzioni, con il risultato che attualmente non vengono più erogati servizi essenziali nonostante si paghino le tasse per essi. Cambiamo argomento, parliamo della messa in sicurezza di via Federico Ricco a Nocera Superiore e della pubblicazione degli appalti per il restyling di pareti Pucciano e Croce Taverne. Al via la riqualificazione della città del Battistero. Vediamo. Riqualificazione urbana a Gogò a Nocera Superiore. Le periferie e i quartieri storici cambieranno volto in breve tempo. Progetti finora presentati sulla carta ben presto diventeranno realtà. Sono stati pubblicati infatti i bandi di appalto per la Pareti Pucciano e la Croce Taverne. A volte capita che tra le progettazioni e le realizzazioni passa un po' di tempo e dunque i cittadini si sentono anche scoraggiati o abbandonati. Invece abbiamo avuto la lieta notizia della pubblicazione delle due gare d'appalto, che dunque ci daranno la possibilità nei prossimi mesi di avviare i lavori, e dunque lavori che si vedranno e che noi abbiamo tentato di far già comprendere ai nostri cittadini attraverso i render che vedete alle mie spalle. Questo lavoro può essere consultato da tutti i cittadini sulla pagina del Provveditorato alle opere pubbliche, basta andare sul sito e scrivere SUA Salerno e lì possono vedere in evidenza le pubblicazioni delle due gare di Pareti Pucciano, e quando parliamo di Pareti Pucciano parliamo anche di Cupa San Giovanni e delle strade intermedie, oltre a Taverne e Croce Mallone. Credo che per noi sia una grande soddisfazione ridare dignità a queste periferie abbandonate da tempo immemore, che oggi riavranno il rispetto che meritano. E la provincia di Salerno ha stanziato 50.000 euro per la riqualificazione di via Federico Ricco, che ora passerà di competenza comunale. È stata una trattativa lunga, rispetto alla quale noi non abbiamo inteso cedere al fatto che la provincia voleva darci e consegnarci la strada senza mettercela apposta. È stata una battaglia lunga, ma devo dire abbiamo avuto anche la collaborazione del direttore generale della provincia e del presidente, che sono stati sensibili alle nostre richieste, e dopo un anno e mezzo di trattative stamattina siamo in sopralluogo lì sulla strada per metterla a posto e dare anche un'altra arteria importante del nostro territorio, consegnarla nel migliore dei modo ai nostri cittadini e a quanti la attraversano.
Partita nel comune di Pagani la discussione della Tari relativa all'anno 2017. I cittadini paganesi riceveranno presso le proprie abitazioni i bollettini per adempiere al pagamento della tassa. Ogni utenza riceverà una serie di bollettini, di cui uno che consente il pagamento dell'intera quota in un'unica soluzione e altri 6 che consentono invece una rateizzazione dell'intero importo. Anche per quest'anno non sono state registrate variazioni in termini di tariffe. Un'aula consigliare gremita ha accolto la commemorazione di Pasquale Sellitti, medico ed esponente politico di Nocera Inferiore, scomparso ad Acciaroli il 5 giugno dello scorso anno. La moglie e gli amici di sempre gli hanno dedicato un premio. Vediamo. Il prossimo 5 giugno sarà un anno dalla scomparsa di Pasquale Sellitti, medico, esponente del mondo politico provinciale, l'altra metà di un binomio familiare insieme a Marilita Realfonso. La sua figura è stata ricordata nell'aula consiliare di Nocera Inferiore alla presenza degli amici di sempre e di un centinaio di ragazzi delle scuole del comprensorio che hanno aderito con entusiasmo al premio a lui intitolato. Tema della prima edizione è stato il leone di Caprera, goletta diventata celebre per la traversata atlantica dall'Uruguay all'Italia compiuta nel 1880. Vedere un'aula così piena sta a significare che la vita di mio marito, anche se è stata breve, per me è stata brevissima, ha lasciato un segno. Cioè era un uomo simpatico, era un uomo che si dava alla collettività e tante cose me le ha insegnate lui. Significa che è stato un professionista serio, ma è stato soprattutto un uomo generoso. Tutti lo ricordano per com'era allegro, per com'era generoso. E anche questo premio dato alle scuole è andato nel segno delle cose che lui avrebbe fatto se era qui. Aiutiamo i ragazzi, diamo ai ragazzi qualcosa perché loro sono il nostro futuro. C'è il dolore, un dolore che non va via. Ma se seguiamo il solco delle cose che lui ci ha indicato, questa lontananza sarà meno triste, meno dolorosa. Come io ho detto a mia figlia, Pasquale non c'è più, ma non è che non c'è più, Pasquale è un'altra dimensione ed è vicino a noi. Parlarne sempre, fare queste cose per lui significa renderlo vivo, renderlo presente, ma soprattutto fare le cose che lui avrebbe fatto se era qui insieme a noi. Pasquale Sellitti, chi era per lei? È stato per me un amico, un consigliere e soprattutto è stato un punto di riferimento anche politico, perché molti ritengono che chi ha fatto politica sia stata Marilita Realfonso, ma il rapporto tra Marilita e Pasquale era un rapporto pieno, completo, una sintesi, per cui esprimevano comunque insieme anche la politica che hanno fatto a Nocera Inferiore. È un uomo particolare che non può essere ricordato per grandi gesti, ma per la sua personalità, per il suo modo di vivere, per il suo modo di partecipare, c'era sempre in tutte le occasioni. Improvvisa e inattesa scomparsa di Pasquale il 5 giugno dello scorso anno, peraltro nel Cilento, e forse è anche significativo per questa ragione che questa mattina c'è un simbolo del Cilento, con il leone di Caprera si narra la storia di questo navigatore solitario. Ecco, Pasquale è stato un navigatore, non solitario, ma insomma ha guidato e quindi come tale va onorato in questo modo, va onorato alla presenza di tanti giovani, di tanti ragazzi, la partecipazione della comunità scolastica nocerina è un segno importante, un segno che ci dà fiducia verso il futuro a partire dal ricordo di una persona molto presente nell'immaginario collettivo. Ieri l'ultimo saluto a Gianluca, il 19enne di Campania che si è lanciato nel vuoto lunedì pomeriggio all'interno della Biblioteca Scientifica dell'Università degli Studi di Salerno. Sull'accaduto ancora un alone di mistero, ma nessuno di coloro che conoscevano Gianluca si sarebbero mai aspettati l'estremo gesto, come ha ribadito il parroco di Fisciano, originario di Campania, che ha celebrato il rito funebre. La vita del 19enne era definita da 3 punti cardine: famiglia, amici e studio. Intanto vanno avanti le indagini sul suicidio per stabilire le cause e se qualcuno o qualcosa ha spinto il giovane a togliersi la vita. Restiamo ancora in parte sull'argomento nella puntata della rubrica del giovedì di oggi, liberamente a tu per tu, con lo psicologo Gian Domenico Torre.